Bottino siciliano, partiamo dal carretto che ho preso perché ha questa grafica meravigliosa degli anni 50, no, 59, degli anni 60, ma secondo me anche 50, guarda qua. Poi il melograno raccolto, un libro bellissimo sulla pomelia che mi ha regalato Anna del vivaio Loporto di Palermo. La pomelia è nient'altro che la plumeria o frangipane, invece a Palermo la chiamano pomelia e praticamente tutti i balconi, tutti la coltivano. Qua invece abbiamo tutte le ceramiche di Caltagirone che mi sono regalata. Ho preso le due facce, sia il turco che la principessa. Lei, la leggenda vuole che lo decapita e poi ci coltiva nella testa il basilico, quindi qua dobbiamo poi mettere, c'è il buco, due piantine di basilico. E poi queste mi piacevano tantissimo, che sono, vabbè, le pigne, che è una cosa molto, cioè tutti hanno le pigne praticamente sui balconi all'ingresso dei giardini, perché è di buon auspicio, perché era venuto dopo il terremoto. Dopo il terremoto avevano, portava buono. Qua invece vi faccio vedere che mi sono regalata di questo artista di Catania degli orecchini. Adesso con una mano non riuscirò mai ad aprire. Ecco, guarda, guarda come Roma, guarda, sono a forma di limone. E mia mamma, ma li metti? No, io li compro e poi non li metto. Mamma, certo che li metto. Sempre rimanendo sui gioiellini, ho preso questo su consiglio di Daniele Spitaleri a Catania. Questo, e ho preso anche gli ibridi. Ho preso anche la collana, non so se si riesce a vedere, però è bellissima, mi piace un sacco. Queste mi sembravano dei pasticcini. E invece di Daniele, guarda, guarda, scusate, ma era tanti anni che non andavo a Roma e non trovavo quello che faceva. Guarda, e c'è la pochette con tutti i ciocchini, tutti i pompon, tutti quelli del carretto e anche la collana che mi piace tantissimo con il peperoncino, lo specchietto e il pompon. E questo è appunto Daniele Spitaleri, Iddi. Chiesto cosa vuol dire Iddi, lui dice Iddo, Idda, se dico giusto, cioè lui, lei, e penso che sia loro. Comunque, glielo chiederemo. Invece sul cibo ho preso le lenticchie di Enna, perché boh, erano piccole piccole piccole, adesso devo capire come si fanno a cucinare. Comunque. E poi le carrube, perché non le ho mai mangiate io le carrube, i cavalli. E dice che le devi masticare e poi sputare il nocciolo, vediamo. Oggi provo col caffè, comunque il profumo è buonissimo, anche solo a tenerlo in mano così. Mamma mia, che buono! E poi ho preso i semi della zucchina o zucca, adesso, quella è lunghissima, ma è veramente alta. E abbiamo visto al mercato quello a Palermo, il capo, cioè, vabbè, c'erano tutti la zucchina così lunga, però ho trovato i semi. Vediamo se viene qua anche al nord e basta. Ah, e poi gli altri due libri, sempre questo me l'ha regalato Anna e la storia di Palermo in 100 alberi, cioè. E questo invece è all'orto botanico. Ah, e poi ultimo, il sale preso alla Marsala, il sale delle saline. E quindi ho preso questi che sono i soffi di sale, per cui è quello che rimane in superficie che loro raccolgono prima. Beh, che bello, ingredienti, mare, sole, vento. Non vedo l'ora di provarlo. E basta. Vi saluto, alla prossima. Ciao!